su Nuvolari. Bentornati con le immagini sul tracciato di Sarno. Siamo pronti per seguire insieme la 60 mini, categoria riservata ai giovanissimi dai 9 fino ai 12 anni. Con noi in cabina di commento c'è Marco Angeletti, team manager del gruppo Birrel. Ciao Marco. Ciao di nuovo, buongiorno. Eccoci qui pronti per seguire insieme i giovanissimi talenti. Gare tra l'altro sempre molto spettacolari, quelle delle 60 mini, dove vediamo che in griglia di partenza c'è proprio il leader della classifica generale, si tratta di Danilo Albanese con il kart numero 27 da tenere d'occhio quindi, mentre a suo fianco parte il pilota di nazionalità russa Robert Schwarzman, che vedete inquadrato sulla destra del teleschermo con la tabella numero 35. Poi Pasquale Tellone in seconda fila insieme a Marco Dionisos, in terza fila c'è Remigio Garofano insieme a Lorenzo Scatà e poi Sofia Flörsch, quindi attenzione, una ragazza pilota numero 99, parte dalla settima posizione in griglia. Poi a suo fianco Lorenzo Trevisanutto, alle loro spalle ci sono Vincenzo Paparo e Alessio Lorandi, che è terzo in classifica generale, mentre intanto vediamo i piloti che prendono il via per il giro di lancio. Dicevamo poi Alexander Zirko, undicesimo in griglia, Nikita Sitnikov a suo fianco e poi Leonardo Tano, Leonardo Lorandi e Marian Luca Gorubensky, quindicesimo. Tommaso Tridici in sedicesima posizione, Giovanni Sportella, Andrea Stagna e poi ancora Luigi Angelillo, Alex Machado o Macado e poi ancora Pietro Mazzola, Alessio Pollara, Marcos Psaltis e Vincenzo Di Pietro, Michelangelo Nifosi e Nick Popovic, Andrei Atanasio e Andrea Russo, Giuseppe Bianco e Petro Floresco, Attila Montefusco, Gabriele Leonetti, a chiudere lo schieramento Pablo Terranova e Angelo Giannone. Quindi 34 i partenti, ovviamente sono state realizzate delle batterie eliminatorie, si è corsa questa mattina la prefinale che ha determinato appunto lo schieramento di partenza di questa gara e in pole position vi dicevamo Danilo Albanese, che ha vinto quindi la prefinale di questa mattina e che vedete inquadrato ora con il kart di colore azzurro numero 27, mentre a suo fianco c'è Robert Schwarzman. Entrambi protagonisti delle prove, sono stati protagonisti anche a Muro Leccese nell'ultimo round, dove Schwarzman ha colto la vittoria, mentre sul tracciato di Castelletto nella prima gara della stagione a vincere è stato Danilo Albanese. Quindi una vittoria a testa nelle finali per i protagonisti della prima fila. Andiamo a vedere, si completa il giro di lancio con la velocità che deve essere mantenuta entro i 50 km orari, Marco. Esattamente, ormai i nostri telespettatori sono esperti di partenze, ci saranno due linee parallele, la linea interna sarà comandata da Danilo Albanese, più svantaggiato in linea esterna Robert Schwarzman, che guida la sua colonna. Albanese deve fare l'andatura massimo 50 km orari nei corridoi disegnati in terra. Abbiamo visto la partenza buona di Albanese e anche dalle retrovie di un altro pilota. Non è partito male neanche Schwarzman e ora questo rettilineo andrà a determinare. Intanto c'è un contatto, fortunatamente si è subito rialzato il pilota in questione. Intanto Albanese ha preso il comando e Schwarzman alla frenata successiva si è subito portato al secondo posto. Intanto vediamo c'è un'altra uscita, ma niente di preoccupante. Invece abbiamo visto un'uscita particolarmente spettacolare. Sì, purtroppo è andata in testa coda un concorrente e il gruppo quando sopraggiungeva non ha potuto evitarlo. Adesso non sono riusciti a vedere i numeri, però entrambi i piloti erano diciamo senza conseguenze. Qui siamo sulla testa della gara, Albanese e Schwarzman hanno preso le prime due posizioni, nel trenino di testa c'è anche Lorenzo Scatà, il pilota siciliano del team CRG. Albanese e Schwarzman saranno il tema di questa gara, entrambi sono motorizzati con i motori LKE, che sono i motori che stanno facendo la differenza in questo momento e che anche a noi come squadra Birrel ci stanno mettendo un po' in difficoltà. Infatti con Nikita Sitnikov, che è arrivato secondo a Muro Leccese questa mattina, abbiamo ottenuto solo l'undicesimo posto. Abbiamo visto il numero 90 in testa coda e Remigio Garofano, che era andato molto bene questa mattina, è stato leggermente toccato in posteriore, ha perso almeno 4 posizioni nel trenino di testa. Ora andremo a vedere la classifica. La prima tornata Danilo Albanese precede Schwarzman di soli 71 millesimi con 5 decimi di vantaggio, poi su Pasquale Tellone, quarto Lorenzo Scatà davanti a Marco Dionisus, Vincenzo Paparo è sesto davanti a Nikita Sitnikov e poi Sofia Flörsch, ottima in ottava posizione davanti a Andrea Spagna e Leonardo Lorandi, poi undicesimo Lorenzo Trevisanutto, Luigi Angelillo alle sue spalle, poi via via tutti gli altri. Nifosi, vediamo chi era stato
protagonista appunto nella gara di Triscina, lo vediamo nelle posizioni di rincalzo, ma andiamo a vedere invece la bella gara del pilota di nazionalità russa Schwarzman, che è passato al comando. Sì, Schwarzman si è portato al comando, in prefinale aveva guidato tutta la gara lui e all'ultimo giro albanese l'ha beffato dopo averlo curato per tutta la gara. Schwarzman ora ha cercato di rifare un po' la strategia della prefinale, portarsi al comando. Il russo aveva fatto la pole position venerdì nelle prove cronometrate, ieri ha vinto tutte le manche di qualificazione, per cui sicuramente ha dalla sua la possibilità di tentare la fuga. Mentre abbiamo identificato i due piloti coinvolti nell'incidente alla prima curva, erano Lorenzo Tano del team CRG e Lionetti con il numero 87 che procedeva, arrivava dalle retrovie. Fortunatamente entrambi i piloti sono già a bordo pista e box, quindi nulla per loro. Andiamo a vedere intanto com'è la situazione quando si conclude la seconda tornata, con Schwarzman al comando a 193 millesimi di vantaggio su Danilo Albanese, poi con 480 millesimi in segue. In terza posizione Pasquale Tellone, più staccato a un secondo e uno Marco Dionisius Marco, davanti a Lorenzo Scatà, Vincenzo Paparo e poi via tutti gli altri. Sale di una posizione Andrea Spagna che sorpassa Sofia Flörsch. Tutto questo avviene invece a 3 secondi dalla testa della gara. Tra i piloti che risalgono a posizione, Pietro Mazzola e Michela Nifosi, che si trovano però intorno alla 16ª posizione. Remigio Garofano anche sta risalendo, ma si trova ancora soltanto in 24ª piazza. Sì, è rientrato nei top 10 anche Sitnikov, il nostro pilota è 7º, partiva 12esimo, quindi in discreta partenza, sta cercando anche lui in chiave campionato, dove è 5º, di prendere quanti più punti possibili in questa pista, che dal punto di vista tecnico, per quanto detto dei motori, ci penalizza un po'. Motori che invece mettono nelle stesse condizioni i primi 4 piloti in classifica, che sono proprio Schwarzman, Albanese, Tellone e Dionisius, quindi che hanno lo stesso materiale tecnico per quanto riguarda i motori, e qui sulla pista di Sarno possono giocarsi le loro carte più ad armi pari. Tra l'altro Pasquale Tellone sta facendo una bellissima gara, ma fino a questo momento ricordiamo che intanto ha saltato la prova di Castelletto, poi è arrivato soltanto 11esimo a Triscina nella prefinale, 32esimo nella finale, 9º a Muro nella prefinale e 8º nella finale. Intanto vediamo la bagarre per la seconda posizione tra Pasquale Tellone e Danilo Albanese. Tellone, diciamo, gioca in casa, è campano, quindi qui sfrutta anche un po' il fattore campo, conosce questa pista molto bene. Qui siamo nel trenino degli inseguitori, dove abbiamo visto Sitnikov. Andrea Spagna anche ci è sembrato molto combattivo con il kart numero 2. Qui siamo più o meno a 100 gruppo, con il numero 99 è Sofia Flörsch, che corre con la nostra squadra RK, la pilotessa tedesca, anche lei ha scelto l'Italia per formarsi, molto giovane, soli 10 anni, molto aggressiva, mentre con il numero 7 e il go-kart bianco è Lorenzo Travisanuto, che anche lui in chiave campionato è mosso molto bene, quindi tenterà di concludere questa gara quantomeno nei primi 10. Andiamo a vedere intanto